È un dispositivo che rende autonoma una casa, quindi staccata dalle utenze, zero bollette. Ah, ma di tutto? Tutto. Gas, acqua, luce, fogna, ecco, corrente elettrica. In pratica è un container che si può rivestire di legno, di rampicanti verdi, con questi tubi fa l'acqua calda. Quando piove l'acqua sui pannelli fotovoltaici sopra viene presa, raccolta da una grondaia e va in un serbatoio. E immagazzinata. Con un filtro ultravioletto e alcuni trattamenti diventa acqua pura, utilizzabile dentro casa. È già tutto plug and play, con le pompe. Quindi tutto raccoglie l'acqua, se la riscalda. Poi con quell'altro serbatoio la riscalda. Se abbiamo acqua sporca la distilla, per evaporazione fa acqua distillata, ha anche batterie, un accumulo. Quindi immagazzina la corrente quando la produce. Quando la produce e fa anche idrogeno, perché poi abbiamo un brevetto per un fornello per cucinare con l'idrogeno invece che con il GPL. Quindi ecco, fornisce, si crea anche il carburante per alimentare un fornello. Quindi se vogliamo andare a abitare in cima a una montagna, sulla famosa isola deserta, stare al sicuro dalle crisi, compriamo questo oggetto che stiamo cominciando e saremo indipendenti dal punto di vista della luce, dell'acqua calda, dell'acqua anche potabile. Che in inglese grid vuol dire le reti che danno tutte le utenze, questo è off grid, quindi staccato da tutte le reti di utenze, bollette, cose. Abitazione può essere completamente autonoma. E ecologica, perché ha bisogno solo di acqua, non pioggia, produce vapori, sole, niente, gas di scarico. Beh, molto bella, è anche molto ingegnosa e può essere molto utile per alcune applicazioni per risparmiare, ma anche proprio appunto se uno ha bisogno, anche temporaneamente, un ufficio mobile in mezzo a una anche foresta, un campo, in un ospedale da campo, un'emergenza, una villa, un rifugio. Autosufficiente, molto bene.